Zidane, titolare di un'agenzia di viaggi, si toglie la vita, lascia tre biglietti, uno è per la banca. Zaia commenta, la crisi continua a mettere tragedie. Parla Daniele Babbolino, l'imprenditore picchiato dai ladri il 3 novembre a 90 Padovana. Sabato scende in piazza per manifestare per la sicurezza. Intervento all'ospedale di Padova, un 17enne già sottoposto ad un trapianto di rene viene salvato dalla dialisi grazie alla donazione del rene della mamma. A Campo San Martino, abitanti sul piede di guerra contro la realizzazione di una centrale idroelettrica sul Brenta, con loro anche il sindaco e il consiglio comunale. Presentazione ufficiale oggi a Lugano per il neoacquisto Tommaso Rocchi, che dice se il mister vuole sono subito a sua disposizione. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di TG Padova. Purtroppo in apertura un'altra tragedia della difficile situazione economica. Il titolare di un'agenzia di viaggi di Padova, la CIP Viaggi, si è tolto la vita a causa di un debito. Ha lasciato tre biglietti, due per salutare la famiglia, i genitori, i fratelli e la moglie Roberta. L'ultimo alla banca, era vicino ad alcuni estratti conto. Un debito lo angosciava, questo è il motivo che avrebbe spinto Massimiliano Calore, quarantenne di Rubano, a togliersi la vita. Era titolare dell'agenzia di viaggio CIP, due sedi, una a Chiesa Nuova e l'altra all'Arcella. Il cartello chiuso per lutto e oggi il dolore riempie le pareti di questi uffici. Gli occhi arrossati dalle lacrime, due dipendenti questa mattina erano lì ancora sconvolte. 10 anni che sono qua e 20 anni che esiste l'agenzia, non ha mai licenziato nessuno, mai, e non era la situazione così difficile da poter pensare un gesto estremo di questo tipo, cioè proprio no. Poi ben sostenuto dalla famiglia, dai familiari, dalla sorella, dalla moglie, cioè assolutamente. L'ultima volta che ha visto Massimiliano cosa le ha detto? Ciao, ci vediamo oggi pomeriggio. Massimiliano aveva lavorato fino all'1:30, poi era andato a casa e dopo aver salutato la moglie invece di tornare al lavoro ha deciso di morire. Lo hanno trovato in tarda serata, poco prima della mezzanotte. Si era impiccato nel garage della sua abitazione di Rubano. I familiari lo cercavano da ore dopo che la moglie, non vedendolo tornare per cena, aveva chiamato i suoceri. La sua macchina era parcheggiata poco lontano da casa. La famiglia, ora chiusa nel dolore, non si dà pace. Questa è l'ennesima vittima di una crisi che non allenta la sua morsa sui nostri territori e che continua a lasciare dietro delle tragedie, ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia, che ha espresso cordoglio per la morte del quarantenne titolare dell'agenzia di viaggio. E a Padova oggi c'è stato un altro suicidio. Questo pomeriggio una donna si è buttata nel fiume all'altezza del ponte del Bassanello. È stata vista da un passante che ha subito dato l'allarme. Sul posto c'era un agente della polizia che stava facendo jogging, si è tuffato subito, ma quando è riuscito a recuperare il corpo la donna era già morta. Pare sia una donna anziana, sui 70 anni, bianca e bassa di statura. Non aveva lasciato biglietti, ma in tasca c'era un biglietto del l'autobus, non ha documenti e quindi è ancora sconosciuta la sua identità e perché abbia deciso di suicidarsi. Andiamo a 90 Padovana, parla Daniele Babbolino, l'imprenditore picchiato dai ladri lo scorso 3 novembre. Angosciato dopo questo episodio di violenza, dice: sabato manifesterò per la sicurezza. Sul volto i segni delle percosse non ci sono più, ma le ferite rimangono dentro, nell'anima, così come la paura. Gli occhi di Daniele Babbolino si gonfiano di lacrime mentre ci racconta di quell'aggressione, della violenza. Con una spallata questa persona mi sfonda la porta, entra dentro, io gli faccio per dire: ehi, cosa stai facendo? E mi arriva subito una raffica di pugni. Tutto è avvenuto in pochi terribili attimi, la reazione decisa di questo giovane imprenditore e poi le minacce dei suoi aggressori, persone con chiaro accento dell'Est Europa. Nell'atto di dirgli dove vai, vieni qua, hai coraggio? Mi hanno risposto, per tutta risposta, la prossima volta torniamo con i fucili. Anche non sono stato zitto, sono tornato indietro ad assicurare i miei genitori. Ho temuto per i miei genitori, racconta, e poi sconvolto ho lanciato immediatamente l'allarme affidandomi a Facebook. L'adrenalina che avevo in corpo non mi permetteva di ragionare in modo lucido. E ho pensato, il cellulare non lo trovavo e ho pensato di avvisare la cittadinanza dando un allarme sul social network. Quello che mi rimane dentro, prosegue, è la paura e la preoccupazione.
senti che non sei, come si può dire, sicuro con niente. Potevamo avere allarmi, sistemi di sicurezza, luci, fari, telecamere, e in realtà queste persone entrano e ti violano la propria intimità. A Noventa la questione sicurezza è drammaticamente di attualità. Sabato una manifestazione per sensibilizzare su questa delicata tematica e chiedere risposte a chi di dovere. A sfilare ci sarà anche Babolin. Partiremo dalla Piazza Europa alle 9:30, in un'ora arriveremo al municipio, venite numerosi. La notizia aveva destato molta preoccupazione questo pomeriggio, le dichiarazioni fatte dal presidente nazionale dell'INPS Antonio Mastrapasqua, che aveva detto pensioni a rischio a causa di un disavanzo dell'istituto, che ha denunciato sofferenze di bilancio derivati dall'accorpamento con INPDAP ed EMPALS. Ma poi sempre dall'INPS delle rassicurazioni, pare che insomma si possa risolvere la situazione. Ma sentiamo un commento a queste rimbalzo di notizie dai pensionati della CISL. Ancora una volta il presidente nazionale dell'INPS Mastrapasqua ne ha fatto una delle sue, cioè mettendo in allarme il mondo dei pensionati, potrebbero mancare i soldi per pagare le pensioni. Questo non è vero, perché da sempre l'INPS raccoglie i fondi delle pensioni dei lavoratori dipendenti privati, l'INPS del pubblico, è lo Stato che li deve versare. Pertanto da sempre c'è stata questa mancanza e da sempre lo Stato ha risposto. E il fatto che lui ha ragione a dire allo Stato datemi i soldi che io devo pagare le pensioni, ma non può dirlo in questo modo mettendo in allarme i pensionati. Ed ora il gesto d'amore di una mamma padovana che non ha esitato a donare un organo per salvare il figlio di 17 anni che aveva già subito da piccolo un altro trapianto. L'intervento è avvenuto nel centro di nefrologia pediatrica, dialisi e trapianto dell'azienda ospedaliera di Padova. È il secondo trapianto grazie alla donazione di un rene della mamma e così un 17enne ha potuto evitare la dialisi a cui si doveva sottoporre in attesa di un donatore non vivente. Dopo 15 anni dal suo primo intervento il ragazzo presentava problemi legati a un rigetto cronico per questo avrebbe dovuto ripercorrere tutta la faticosa strada della dialisi e aspettare un nuovo donatore non vivente, ma questa volta invece c'è stata compatibilità con l'organo della mamma e così si è potuto effettuare questo intervento che gli ha salvato la vita. Ed ora per l'iniziativa io chiamo Rete Veneta, ci hanno contattato i residenti del comune di Campo San Martino che si battono contro la realizzazione di una centrale idroelettrica sul Brenta. Il nostro obiettivo è quello di mantenere questo territorio così com'è e cercare che non ci siano progetti calati dall'alto che magari siano invasivi per il territorio, ma soprattutto che non portino benefici diretti per la popolazione. Campo San Martino dice no al progetto di costruzione di una centrale idroelettrica sul fiume Brenta, un intervento da 8 milioni di euro, dei quali 1,5 milioni provenienti dalle casse della regione, i restanti coperti da un'azienda privata, uno sbarramento in cemento lungo il corso d'acqua e poi l'edificio che dovrebbe sorgere in quest'area. Questa è un'opera molto invasiva, come si capisce, all'interno diciamo, di una zona che ha il massimo vincolo ambientalistico e non solo, ma anche di protezione dal punto di vista idrologico. Qua siamo in più uno, quindi qualsiasi tipo di abitazione non potrebbe fare nessuna cosa se non una ristrutturazione. La preoccupazione dei cittadini è palpabile. Un primo successo di questa loro battaglia è arrivato dallo stop imposto dalla soprintendenza, che ha dato parere negativo al progetto. Noi come amministrazione non siamo contro lo sfruttamento delle risorse naturali, ma siamo perché queste vengono sfruttate in maniera adeguata con tutte le tutele per il territorio e anche per beneficio con la cittadinanza. Non intendiamo svendere il nostro territorio permettendo lo sfruttamento delle acque del Brenta, spiegano. La centrale è destinata a produrre 5 milioni di kilowatt all'anno, è un'opera enorme per Campo San Martino, non può essere calata dall'alto. E torniamo a Padova per occuparci di nuovo del progetto di riqualifica del quartiere Portello. Continuano gli incontri dell'assessore Michalizzi, che questa volta ha ascoltato il parere degli studenti universitari. Gli
Riqualificare il portello deve essere un progetto condiviso, per questo l'assessore Michalizzi sta continuando ad incontrare tutte le realtà che vivono lo storico quartiere padovano. Dopo i comitati dei residenti pro e contro il progetto di pedonalizzazione della piazza, oggi è stata la volta degli studenti, una componente forte della zona che ospita dipartimenti dell'Ateneo e alcuni locali molto frequentati dagli universitari. Si è parlato della necessità di dare anche un contributo proprio dal punto di vista culturale. Abbiamo pensato che sia adatta la piazza ad ospitare degli eventi che, annuali o comunque cadenzati, che vedano coinvolti gli studenti dell'università e il comune, per poter dar vita a questa piazza, sapendo bene che dare vita a una piazza come questa vuol dire dar vita a un quartiere. L'idea è quella di portare nella nuova piazza pedonalizzata manifestazioni culturali che vedano la collaborazione tra universitari e comune, che rendano partecipe i residenti, momenti di divulgazione letteraria e scientifica per vivere il portello e non abbandonarlo, evitare che si svuoti. Questa è la richiesta degli studenti, che puntano anche all'estensione del wifi nel quartiere. Questa piazza sarà vissuta da molti studenti che utilizzano questo tipo di tecnologia, è bene che sia infrastrutturato da questo tipo. Un'attenzione è stata chiesta anche alla ciclabilità, gli studenti universitari si muovono molto in bici ed è importante che questo sia mantenuto. Dopo le segnalazioni dei residenti, la Polizia Municipale ha sgomberato, la Polizia di Padova ha sgomberato questa mattina un bivacco abusivo composto da 16 persone nomadi a Ponte di Brenta, nell'argine sotto la cavalca ferrovia. E sempre per la questione sicurezza, il quesito del TG Linea Aperta che continuiamo a proporvi questa settimana: cosa chiedete al sindaco? Dite la vostra inviando un sms al numero che state vedendo in sovraimpressione o scrivendo una mail a padova@reteveneta.it. Altro che Black Friday, serve un progetto per rivitalizzare le botteghe del centro. Presentata oggi una nuova associazione di commercianti padovani. Quindi noi nasciamo per rivitalizzare tutto il centro storico. Centro storico che vuol dire da che mondo a mondo è delimitato dalle mura cinquecentesche. I confini del centro storico, dalle mura alle piazze, tutti, nessuno escluso, devono partecipare attivamente per rendere il cuore di Padova vivo e per dare slancio al commercio delle piccole botteghe, di quei negozi che caratterizzano la città. Nasce a Padova la nuova associazione commercianti del centro, ACC, una cinquantina di esercenti che vogliono far sentire la loro voce. I commercianti del centro storico chiedono di rivitalizzare il commercio in centro. E fino adesso abbiamo delegato le scelte alle associazioni di categoria, da adesso in poi vogliamo essere noi gli artefici e i fautori del nostro destino, vogliamo incidere, abbiamo tante belle idee. Perché vogliamo dare voce che ci siamo anche noi, ci siamo. Il consiglio direttivo si è presentato oggi e vuole fungere da organo di collegamento anche con i gruppi che vivono le vie al di fuori della zona pedonale. Vogliono proporre idee che vanno oltre il Black Friday, la notte di sconti selvaggi. Serve un progetto duraturo. Il centro storico di Padova sta morendo, come tanti altri centri storici, ma il nostro è in condizioni peggiori. Quindi questa associazione, questo gruppo di commercianti vuole collaborare con tutti quelli che hanno come obiettivo il migliorare Padova e non lasciarla morire come sta facendo. E oggi a Leugano è stato presentato ufficialmente il nuovo acquisto del Calcio Padova, Tommaso Rocchi. È una scelta che penso possa dare delle soddisfazioni, e anche quando le cose magari sono più difficili c'è anche più gratificazioni. Ricominciare non è mai facile, ma l'ebbrezza della sfida ha spinto Tommaso Rocchi fino a Padova. Una scommessa difficile vista la situazione di classifica dei biancoscudati, che stimola però l'attaccante veneziano. Classe 77, cresciuto nelle giovanili della Juventus, ma esploso nella Lazio, di cui è stato bandiera per quasi un decennio. Il fatto di Padova è la società che mi ha voluto di più, mi voleva già quest'estate. E poi dopo diversi mesi maturata questa scelta, anche proprio per iniziare una nuova sfida, una nuova sfida importante. Esperienza e maturità, quello che probabilmente è mancato al Padova in questo avvio di stagione. L'approdo di Rocchi all'ombra del Santo si deve anche alla correzione di una norma del regolamento di autodisciplina della Lega di Serie B e del posto lasciato libero in rosa da Raimondi. Purtroppo poi il calcio è fatto anche di episodi, quindi in questo periodo penso che
ci siano state delle situazioni, sia magari anche un po' per sfortuna, un po' anche per errore, però secondo me il potenziale c'è per non stare in quella posizione di classifica. Bisogna ritrovare un po' di serenità, un po' di risultati positivi che ti danno magari quella fiducia che in questo momento forse manca. E voilà. In chiusura vi ricordo l'appuntamento come sempre alle 21.05 con Focus, e come ogni giovedì ci sono le storie dei veneti schiacciati dalla crisi, i ospiti insieme al direttore Luigi Bacialli. TG Padova termina qui, grazie per averci seguito, buona serata.